Ciao a tutti, sono Isaac e bentornati su questo gioco di cui mi sono dimenticato il nome. Ciao, saluta Cappuccetto Giallo. Allora, siamo all'aperto perché sta nevicando, piovendo, quindi... quello che è. E finalmente scopriremo dove diamine siamo. Sembrerebbe una nave. Che cos'è sta luce? Che cosa sta succedendo qui? Perché questo tubo è in 3D ma non in 2D? Che ci fa una scala lì? E soprattutto, perché tutto quanto è appositamente creato con un personaggio così piccolo in mente, nonostante ci siano giganti in questo posto? Dove si... Sì! Oh. Oh wow. Oh wow. Siamo veramente in una nave. Che bello che vedere la luce del sole. No, non farmi tornare dentro. A quanto pare questo è il Titanic. Madonna, quanto è grande sto posto. È un puntino. E c'è un sacco di gente che entra. Già, già. Ah no, wait, che cos'è sta roba? Quella è una nave. Cos'è quello? Vabbè, incredibile comunque. C'era un sacco di gente che entrava. E questa cosa non mi convince. Sono i cuochi? No, non possono essere i cuochi. Aspetta, ci sono i cuochi. Quindi... È veramente una crociera questa. Gente che arriva. Vengono portati chissà dove. Sono tutti obesi però. Mangiano pare... Wait. Ok, va bene. Ho qualche idea su che cosa potrebbe esserci dietro tutta sta storia. Cosa che non capisco è che quelle persone sembravano abbastanza... Togli questa roba! Au! Ma cosa certa? Quelle persone sembravano abbastanza normali. Non erano dei mostri che si mettevano della pelle di altre persone in faccia. Il gioco deve ancora rispondere ad alcune domande. Guarda. Ah no, ok. Ok, sì. Anche questi qua sono... Già. Già. Salve! Salve! Dove sono i birilli qua? Chi è quella là? Ehi! Salve! Sei l'unica persona magra oltre a me? Non dirmi che è quello il nuovo mostro. Che cosa succede qua? Allora, la mia ipotesi è che loro vengono qui su sta nave, non lo so, una specie di crociera. E come cibo c'hanno i... carne umana, non lo so. Ma vedi, c'hanno anche pesce. Quindi cosa sono? Sapete, aiuterebbe togliersi la maschera quando si mangia. Oh, 2020. Na 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 na. Scusate se passo qua. So, potreste mangiarmi da un... Ok. È successo quello. Addio, addio, è stato un piacere. Ma che roba, ma non avevate le gambe 2 secondi fa? E gli altri non vedono niente. Non vedono una persona che... Oh, porca, ma che velocissimo. Oh, ma sto arrivando. Yeah, che bello. Non è affatto... aspetta, ho paura. Ho incubi dall'ultima volta. Ma va bene. No, cosa fai, ciccio? Vai! Yes! Si è rotta la schiena quella tizia. Gran bel posto per passare, bimbo, eh. Proprio un grandissimo posto. Wait, posso? Posso? Eh no, ovviamente è troppo pesante, non sono Jerry. Quindi è così che si sente un pesce quando fugge da un acquario in un ristorante. Scusate se passo, ok, va bene, posso. No, no, wait, wait, wait. Che disastro state facendo qua? Ma che pirli, non riescono a raggiungermi? Triangolo delle Bermudas qua. Mi porto anche il vino via, ok? Na 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 na. Ti vuole essere servito qua, lei? Ok, prenda. Si vorrà tirare bene, bimbo. Che roba, ma quanta gente c'è qua che mangia? Per il momento non li vedo mangiare bimbi. Quindi ci sta. Salve, vorrei pesce. Tra l'altro noto, non hanno neanche le posate. Non hanno neanche le posate. Sti cosi vanno in giro strisciando come bisce e poi mangiano con le mani. Ok. Più che dei cuochi qua ci saranno dei dottori. Ehi là, salve, salve. Oh no, uno... Ehi, vabbè, ok, ma... Sapete cosa mi ricordo? Mi ricordano gli esseri... Via! Gli esseri umani di... Di Wall-E. O Wall-E, non dipende dalla pronuncia. Sembrano quegli esseri umani lì che non riescono più a camminare, quindi si mettono a strisciare. Ok, va bene, andiamo di qua. E ti sei incastrato, ciccio. Andiamo.
Oh, 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 no, 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 perché, perché è più veloce di io che corro? Ok, sono salvo, sono salvo, sono salvo. Per fortuna non abbiamo fame in questo momento, sai che roba orribile. Oh, no, dai, anche loro. Ci si rivede, ciccio. Ok. E là? No, con la porta chiusa, no. No, non dirmi che devi andare in bagno, eh. No. Voi non avete visto cosa ha fatto. Porta. A lei. No, non di là, non di... Voglio vedere se si apre la porta però così. Ok, perfetto. No. Come diceva Maestro Uguay, il caso non esiste. E adesso? Mi chiedo se dovremmo far fuori i due cuochi come abbiamo fatto con il tizio con le braccia lunghe. E a proposito di tizio con le braccia lunghe, cosa faceva il tizio con le braccia lunghe? Calma, eh. Oh, piano, piano. Sono caduto da tubi più grossi. Chiara, come va? Grazie, Chiara. E non sentono niente. Stiamo salendo ancora. Ma quanto è alta sta nave? Quanti piani c'è sto ristorante? Tra l'altro è giapponese il ristorante, no? Plot twist. No, 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 ma che cos'è? Ma che... Ma sì, vabbè. Ma come mangiate? Scusa, tutti ammucchiati così. Ma cosa vuol dire? Sì, ok, va bene. Albergo 5 stelle. Stalle, addio. Io. Ok, ok, va bene, va bene, va bene. Qualcuno ha attivato lo sciame di Black Ops 2, via! Madò, madò. Sta inquadratura sembrava che mi avessero preso. Dai, corri! Cappuccetto giallo, corri! 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 Aiuto! Ah! Sì! Wow! E abbiamo uccisi due. Uno, due. Non ho visto. Troppo impegnato a scappare. Eravamo fuori. Potevi buttarti in acqua. No, devi tornare dentro e affrontare il peggio del peggio. Ok, va bene, ci sta. No, dai. Non è il momento. C'è anche l'impermeabile. Guarda, non ci saremmo neanche bagnati. Cosa dobbiamo mangiare adesso? Un braccio dei cadaveri. Non lo so. Cosa vuoi mangiare? Dica. Cos'è quello? Ah, una salsiccia. No, wait, è una salsiccia di bambino. Gnomo? Tutto ok, vabbè, io la mangio. Ok, vabbè, non mi interessa. Rischio di crepare comunque. Via qua. Ah. No! Basta. Basta, stavo piacendo. Che caspita c'ha? Ma perché? Ma dai, ti ha dato il salame, ti ha dato. Oh mio Dio. Io e te non ci conosciamo più. Io ti porto fuori da là, però basta. Non si per niente, basta. Vedi quella? Quella si può mangiare. È commestibile, non muori se la mangi, anzi vivi. Hai mangiato della carta, bravo. Dispiace. Non è colpa mia. Beh. Iniziati con un pezzo di pane, poi un topo, poi... I nostri fantastici gnomi che non abbiamo mai incontrato. Ehi, signora, che sembra tanto la tizia della famiglia Adams, come cammina. Ven. Lei ha la risposta a tutto. O è il boss finale o è nostro padre. Non so perché ci deve essere una citazione a Star Wars. Ci siamo. Sono una nuova persona adesso. Più orribile, ma nuova. Cos'è questo? È veramente la casa della famiglia Adams. Tutti insieme. E uno, e due, tre. Oh. Non è affatto creepy. Ehi, signora, vuole mangiare anche me? Ehi, signora, anche lei mi vuole mangiare. Vi giuro, pensavo fosse buona. No, non ci possiamo fidare di nessuno, ok? Wait, mi ha ucciso allo stesso modo delle torrette all'inizio del gioco. È lei che controllava quelle torrette? Ah, scusa mamma, mi sono dimenticato lo spazzolino. Ok. Se mi trovo anche adesso poi mi metterò a strisciare, eh. Speravo fosse veramente amica.
Perché? Perché mi devi tradire anche te? Non manco la bocca, non puoi mangiarmi. Dai, bambina, andiamo a dare il vaso. No, 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 nel senso, portiamole il vaso, ok. Brava. Oh mio Dio, via, 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 via. Arriverà? Ha smesso di cantare. Non voglio neanche andare a vedere. È incredibile, abbiamo trovato prima la chiave della porta. Oh mio Dio, è sparita. No. È dentro l'armadio, ne sono sicuro al 100%. Beh, guarda, all'inizio pensavo fosse dentro l'armadio. Sai che sei nascosto dentro... Che stai facendo? C'è un ictus in questo momento, ti sembra... Oppure è una dei manichini. Potrebbe essere una dei manichini. Oppure dentro quella porta. Perché sto gioco mi fa diventare paranoico? Non è così che si scende dalle scale. Attenzione, adesso inizia a seguirci. Quindi noi chiudiamo la porta. Le. Sono furbo io. Così, se è dietro di noi, non ci beccherà. Sì, Samara. Ok, ok, ok. Oh, scusa, lo so, spaventata a morte, lo so. Sta zitta che hai mangiato un agnomo. Sì, eh. Oh. C'ho i brividi. Qual è? Tra questi manichini. È un fantasma, a quanto pare, quindi potrebbe essere dappertutto. Non si vede niente. Non si vede... Wait. Le... Così almeno si vede meglio su YouTube. Non si vede niente. Andiamo. Yeah. Ok. Non ero tra questi manichini, per fortuna. Bel po' di specchi rotti, Mi sa che non ho avuto molta fortuna quando ero in vita. Comunque sapete perché è, secondo me, un fantasma. Guardate. Fa freddo. Fa freddo. E fasmofobia mi ha insegnato qualcosa. Oh. Wait, questo... Perché pensavo che... Oh mio Dio. Pensavo che sta cosa fosse tipo una borsa. E che questo coso fosse tipo un buco dentro la borsa. Invece è un oggetto. Wow. Wait, però è finita la musica. No. Beh, sono più... Cosa? Ora sono al sicuro. Rimarrò così finché non vado in pensione. Beh, voglio vedere che succede. Ah, è vero, devo stare così piano. No. 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 Via, 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 via. What? Wait, mi vede nel buio. Cosa devo fare allora? Wait, aspetta. Aspetta. Appare soltanto quando prendo questo oggetto qua. Andiamo, occhio. E infatti, vedi, appare. Cos'è sta roba? Wait, è uno specchio. È l'unico specchio non rotto. Serve lo specchio? Serve uno specchio. Ehi, ho uno specchio. Ti porto fortuna. Vieni qua. Vieni qua. Ah, ok, non c'è. Oh, sì. Wow, bellissimo. Bellissimo l'effetto. Sbrigati, tirati su. Qua. Via. Quindi, stando al buio, mi prende. Devo stare alla luce questa volta. Pensavo dovessi essere alla luce per... cos'è? Cos'è? La giostrina. Allora. Pensavo dovessi stare alla luce per farmi prendere. Come le torrette all'inizio del gioco. Invece no. Andiamo. Dov'è? Vieni qua. Allora, non ho paura di te. Casalinga strega. Befana. Vieni qua. Oh oh. Please, dimmi che è finita. Non ho più uno specchio. Sì. O no? Sì o no? No, c'hai fame! No, vabbè, ok. Ok, va bene. Va bene. Sì. Ottima idea, hai ragione. Presente il detto, no? Specchio riflesso. Buttati nel... Au. Questa è la nave che suona. Oh no. Non dirmi che... No, un brutto presentimento. Divento io la tizia?
Di sicuro sono diventato malvagio io. Che succede? Dove sono? Dove sono? 3D! Eh sì? Sono diventato il capo della nave? Tipo? Sta camminata epica però, eh. Bellissimo, va come rompo tutto. Scusate, fatemi passare. Oh wow! Oh wow! Sì? Ho assorbito i poteri praticamente. Era lei a capo di tutto, credo. Adesso sono io. No, ciccio, non provarci nemmeno. Bellissimo. Ma io voglio i due caspita di chef. Sto uccidendo innocenti tra molte virgolette. Io voglio gli chef. Dove siete, chef? Almeno mettiamo fine a quest'incubo. Incubo, nightmare, bellissimo. Ma in tutto ciò, dov'è il bambino che ci ha dato all'inizio il pane? Yes! Uscita! Andiamo a disintegrare il mondo. No, adesso voglio vedere com'è l'esterno di sto mondo. Dai, please! Please, fammi vedere anche solo un'immagine dell'esterno. Dai, please! Telecamera, una spinterella in avanti, non tornare dentro. Please, telecamera! Mi sa che il gioco in questo momento è tipo... Compra Little Nightmares 2! È stato bello portarti nel mondo delle tenebre. Cappuccetto giallo. Già, è finito. Adesso ho voglia veramente di giocare al 2. Helpo! Voglio vedere il mondo esterno. Ero stanco di sta nave, vedere tutto quanto oscillare. No, io voglio vedere come sta il mondo. Voglio andare a Francoforte. Avete capito, no? Strani desideri di Isaac, comunque. Mi è piaciuto. Bello. È un gioco molto allo stile Limbo. Quindi è molto narrativo. È un platform molto narrativo. Mi piace quello stile. E mi piace anche come ha raccontato le cose. Credo che si sia capito, sebbene non ci sia neanche una singola frase di dialogo, si è capito tutto. O almeno credo di aver capito tutto. Cioè, c'era nave con una specie di ristorante dove mangiavano carne, compresa quella dei bambini, credo. È geniale come questi giochi raccontano le storie. È molto, molto bello. E quindi sì, prima o poi giocherò al 2. E per prima o poi intendo tra 6 anni, quando uscirà il 3. Sì, niente, ci sentiamo alla prossima. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace e... arrivederci. Lo sapevo! Lo sapevo che dovevo aspettare dopo i crediti. Ok, sono contento, non devo giocare al 2. Fantastico. Grazie per aver giocato, grazie a voi per aver creato il gioco. Però c'è un problema. E adesso...